That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Taranto non starà lì a guardare. La sanzione particolarmente dura del giudice sportivo dopo i fatti di Vicenza non è stata ben digerita dalla società rossoblu ionica, che attraverso i propri legali farà ricorso contro i due turni a porte chiuse e la multa pesante di ben 15.000 euro. Senza dimenticare che la società vicentina ed il comune di Vicenza presenteranno il conto per i danni subiti al Menti, anche se questo è un discorso a parte. Nel frattempo, la società rossoblu ionica valuta le situazioni dei singoli giocatori. Con i contratti in scadenza il 30 giugno del 2024 ci sono Luciani, Panico, Capone, Fiorani, Papaserio, Fabbro, Orlando, L'Oliva e Costantino. Differentemente, con il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 ci sono Enrici, Riggio, Calvano, Matera, Bifulco, De Marchi, Canutè e Ferrara. Il 30 giugno del 2026 è invece in scadenza il contratto di Mastro Monaco. Differente il discorso che riguarda il portiere Vannucchi, che ha in mano un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, ma che ancora non è stato ratificato. Se l'accordo non verrà firmato nei prossimi giorni, il portiere potrebbe andare in scadenza il 30 giugno del 2024. Sono in prestito sino al 30 giugno del 2024 i calciatori Miceli, Travaglini, Ladinetti, Valietti, Zonta e Simeri. Passata la data del 30 giugno, ritorneranno alle rispettive squadre di appartenenza. Differentemente, torneranno alla base dopo i prestiti al Latina, al Termoli e alla Fermana i calciatori Crecco, De Santis e Maiorino. E l'informazione sportiva prosegue sul giornale rossoblu.it.